Il 25 dicembre del 2005, nella solennità del Santo Natale, Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, presiede la celebrazione vespertina. Non fermiamoci solo alla gioia e al canto del Natale, ma facciamoci interrogare dalla presenza scomoda di Gesù tra noi. È una gioia grande che vorremmo non fosse disturbata e disorientata dal chiasso esteriore. Vorremmo vivere questa gioia allo stesso modo con cui la vive la madre di Gesù, la Vergine Maria. L'Evangelista Luca ci dice qual è l'atteggiamento di Maria di fronte alla nascita di Gesù e a tutto quello che accade a causa di questa nascita. Maria osservava, conservava, meditava nel suo cuore. Questa gioia per tutti noi scaturisce dal grande annunzio. Oggi è nato per voi il Salvatore. È quello che gli angeli dicono a quelli che potremmo chiamare i lontani del tempo, gli indifferenti, gli agnostici, i pastori di Betlemme. Proprio a loro viene riservata la primizia di questa gioia e di questo annunzio. E la loro risposta è una risposta pronta. L'angelo li mette in guardia. Non temete. Vi annunzio una grande gioia per voi. A Betlemme è nato il Salvatore del mondo. L'immagine che mi porto in questo Natale è quella che ho vissuto a Betlemme. C'è sempre una emozione grande quando si è nel luogo in cui celebriamo la nascita di Gesù, la grotta di Betlemme. Ma c'è anche una grande tristezza. La città in cui, con l'avvento del Figlio di Dio, sono stati abbattuti e distrutti tutti i confini, soprattutto i confini che ostacolavano il dialogo pieno tra Dio e gli uomini, e una città invece quasi assediata, quasi stretta in una sorta di campo di concentramento. C'è un muro, ci sono delle porte che si aprono soltanto quando qualcuno deve entrare in questa città santa. E poi un'altra immagine. A Betlemme ci sono delle istituzioni benefiche, delle chiese cristiane, in particolare della Chiesa Cattolica, per i piccoli, per i bambini. E io ogni volta che vado a Betlemme vado a visitare quella che è chiamata la mangiatoia della Santa Famiglia. Tre suore portano avanti un lavoro delicato, intriso di grandi fatiche, di grandi difficoltà. Accolgono oltre 100 bambini dai primi giorni di vita fino ai 6 anni, figli di orfani, di vittime della violenza che imperversa nella Terra Santa, o bambini abbandonati. Questa volta
la suora responsabile mi ha presentato subito due piccoli bambini, uno di 28 giorni e un altro di un mese e mezzo di vita, e mi ha detto: questi sono stati trovati nei cassonetti dei rifiuti e sono stati portati a noi. Non ci dobbiamo meravigliare. Sì, l'immagine di Dio relegata nell'immondizia e il rifiuto nell'accogliere la vita. Betlem è il canto della vita. Ho detto non ci dobbiamo meravigliare se abbiamo ascoltato con attenzione il brano del Vangelo di Giovanni. Questa sera io sono stato colpito da quelli che possiamo chiamare i tre no. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, ma il mondo non la riconobbe. Terzo, il Verbo venne nella sua casa, ma i suoi non lo hanno accolto. Durezza e tragedia del cuore umano, ossessionato dalle sue pretese sicurezze, dai suoi egoismi, dall'affermazione del suo valore, del suo orgoglio. La luce splende nelle tenebre. E lo sappiamo, di fronte alle tenebre, quanto grande è il desiderio della luce di poter vedere, di poter uscire al luogo che illumina per essere liberati da una paura che rende ostile tutto ciò che è attorno a noi. Eppure, questo 2000 anni fa, ma da 2000 anni a questa parte continua a ripetersi. Cristo è la luce che illumina e in tanti preferiamo ostinarci nelle nostre tenebre, con la pretesa che con le tenebre riusciamo a vedere, a percepire, a scegliere, ad agire, a vivere. La luce vera che illumina ogni uomo viene nel mondo, ma il mondo non la riconosce. Abbiamo purtroppo i nostri falsi miraggi, i tanti inganni che ci fanno passare per luce che illumina i fuochi fatui delle nostre presunzioni, e ci restiamo paghi non di una vera libertà che ci fa intravedere i contorni, la verità delle cose, ma sui fatti alle pretese verità che dicevo poc'anzi ci disorientano e ci fanno smarrire il senso vero della vita. Non fermiamoci, fratelli e sorelle, soltanto alla gioia, al canto del Natale. Questa presenza di Dio tra noi è una presenza scomoda, è una presenza che ci interroga, che mette a nudo questa facile compromissione con il male che tentiamo di fare passare per noi, autogiustificandoci, per bene. Sì, guardiamo a questo aspetto del Natale, a questa lotta continua che il Signore deve ingaggiare con noi, ai quali non toglie nulla ma porta tutto. Allora lasciamo che le nostre tenebre, quelle dei nostri peccati, siano rischiarati dalla luce che vuole splendere. Che l'incertezza del nostro cammino, dovuta alla mancanza di splendore, possa essere rischiarato dalla luce vera che illumina ogni uomo.
che la nostra casa, questa nostra storia, questo nostro mondo spalanchi sempre la sua porta al Salvatore che oggi è nato per noi.